Ciao a tutti ragazzi, bentornati finalmente in un nuovo video. Finalmente, dopo tanto tempo, riesco a riprendere in mano Farming. Sì, wow! Allora, dall'ultimo episodio penso che sia passato, boh, 4 settimane? Siamo già ad aprile? Non lo so, dovrei controllare. Comunque ci guardo dopo, perché devo fare un piccolo taglio. No. Adesso vi spiego. Allora, davanti a noi abbiamo la novità che ho annunciato ieri. No, perché dico ieri? La novità che ho annunciato il venerdì 12 marzo, per l'esattezza. È un video che avevo fatto brevemente perché avevo fatto delle modifiche qua in farm e quindi devo fare un piccolo video giusto per farvi capire cosa ho modificato e cosa così. È molto incarinato come cosa, però giusto per riempire un attimo e per farvi capire tutte le varie modifiche che ho portato alla farm. Allora, oggi abbiamo, intanto spero che il gioco laghi molto molto meno. A quanto pare sembra di sì. Sono qualche piccola micro mozzarella di lag che questo qua è dovuto all'apertura degli HUD. Vabbè, comunque si suppone che laghi di meno, perché praticamente cosa ho fatto pulizia mod, nel senso ho lasciato dentro solo le cose che realmente uso, in modo tale che vedete che veramente è molto più fluido. Adesso è un po' laghicchioso, ma rispetto a prima è molto molto meglio. Comunque, oggi cosa andiamo a fare? Allora, ve lo spiego subito 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 subito. Andiamo nei nostri campi con la velocità della luce subsonica. Allora, c'è questo campo qua che è il campo 12. Boom, in realtà ti saresti non sfacciato gli occhi, ma è morto. Allora, c'è questo campo qua da cambiare ad orzo, ci ho messo poi la barra con i coltelli colta, ma va bene. Ho scannato qualcosa, ma non il motorino. E poi c'è, no, avena, questo qua. Ok, dobbiamo cambiare, dovrò cambiare, togliere i coltelli colta. Non mi ricordo perché ho messo i coltelli colta. Vabbè. E poi qui abbiamo girasoli. Allora, l'altro giorno, qualche settimana fa, avevo detto che lasciavo il tempo a zero. Sì, lo lascerò a zero finché non avremo finito le lavorazioni. Così che voi possiate, così che voi possiate cosa? No, così che io possa trebbiare e trinciare allo stesso momento senza perdermi niente. Allora, cosa andiamo a fare subito? Prendiamo la fan, un po' di, no vabbè, comunque l'ideal, e la portiamo giù. Prendiamo no, ho tolto una mod che non andava tolta, vedi? Guarda che diavolo, vabbè, dovrò comprargli il peso, mentre lì il peso, pazienza. Però almeno questo qua gli è rimasto il peso qua. Sì, ok, è ribaltato un pochettino, ma va bene, ok. E perché facendo pulizia mod ho dimenticato che in una mod c'era un peso e vabbè, niente, non interessa a voi. Comunque prendo l'altra, lo zaccaria, così cambiamo un po' di mezzi, vediamo un po' di mezzi nuovi. L'idea la portiamo giù e iniziamo a fare qualche giro di campo. Magari se riesco vi faccio un time lapse, sempre che viene bene, non come l'ultima volta, come il secondo episodio dove laggava a manetta, faceva veramente pena. Mi dispiace purtroppo, ma ripeto, faccio il più possibile per non far laggare il gioco, ma fino a un certo punto la batteria mi ci sta mollando a forza di tenerlo sotto carica, e teoricamente dovrebbe andare un po' di più con la carica. Boh, vabbè.
E niente, ci vediamo appena ho preparato tutti i mezzi qua in piazzale e poi piano piano li porteremo giù, ecco, magari portiamo solo la trebbia e così voi non facciamo troppe cose, non riempiamo. Che vedete su Instagram, praticamente il giorno stesso in cui esce questo video, poiché niente, dovevo salire sulla tribe e mi ha fatto salire sull'altra. Se si vede qua c'è questo piccolo problemino niente ragazzi, cioè io se mi avvicino alla scala non mi fa entrare. Ok, adesso sì. Non lo so, c'è dei problemi sta tribe, che cambiano. Forse gli hanno tolto il corno, infatti. No, ok, va bene. Allora, dicevo, per quanto riguarda i post, mi ricordo che andatemi a seguire su Instagram, così vedete anche qualche post inedito. E purtroppo adesso con le serie, principalmente me la giostro così, però devo avviare qualche piccolo salvataggio fuori dalle serie che così posso postare giornalmente perché sennò ragazzi stare dietro a Instagram con 2 post alla settimana, cioè 4 post alla settimana non avrebbe senso. Perché cosa faccio? Essendo che adesso riprendo un po' a giocare a ETS, praticamente faccio un post alla mattina di farming e al pomeriggio ETS, o il contrario, dipende da come mi gira la giornata. Se ho già pronto il post di ETS, pubblico già il post di ETS, se no, no problem. Ho magari incassato nell'apparecchio. Che nervoso. Comunque, in campo lì ho raccolto le balle e le ho raccolte off camera, ve l'avevo già detto l'altra volta. Perché non. Con l'autoload, tra l'altro, nel fattore, perché con questo lag fotonico non era concepibile caricare le balle. Con l'alge, che è veramente un putiferio, un casino della Madonna, quindi piuttosto che far danni, infatti più delle volte ero lì che le sistemavo manualmente invece che con l'incaricatore, però comunque dai, più o meno si dovrebbe sistemare adesso, cioè più o meno adesso è un po' più fluido rispetto a prima. Spero che anche per voi sia così, lo scoprirò solo quando edito il video, tanto. Allora, io in teoria ho già registrato ho già registrato terzo episodio. Giusto? Sì, terzo episodio che però adesso dovrei caricarlo, però volevo caricarlo, ho detto lo carico nel mentre che registro. No, perché dopo c'è la scheda aperta, dopo il PC ha bisogno di potenza che voi perché c'ha delle pippe mentali il mio computer, o magari comunque. Piuttosto che tenere una scheda aperta in esecuzione, teniamo solo farming, anche se di sfondo le schede sono sempre aperte. Qua ci sta una bella screen. Ok. Avrei have a nice idea. Ovvero. Dopo camera mi porto sia trebbia che questo che coso, sia Valtra e Zaccaria, questo bagaglio gigante. È molto bello questo. Premetto che non la vedrete sulla mappa Italia questa trebbia, è troppo grande e diciamo che è un po' sproporzionata la barra, perché prima aveva una 12 metri, questa qua è una 7 metri e 20, un po' sproporzionata. Leggermente, ma un pochino. Sto perdendo. Ah, sì,
Avevo deciso di prendere più piccolo perché almeno così la trasporto per strada. Che se no, raga, con quel carrellino, sì, sarà comoda a 12 metri, ci metti, non dico poco e niente, però comunque fai poche passate rispetto a una 7 metri, però raga, onestamente poco mi importa, cioè, tanto metto l'operaio adesso, visto che siamo sulla Fed, non posso permettermi di mettere l'operaio, i campi sono grandi, quindi non è il problema. Diciamo che tra virgolette questa mappa l'ho scelto più che altro perché tanto se posso mettere l'operaio, metto l'operaio, te l'invia lui, io non faccio un cazzo. No, scherzo, a parte quello, però comunque se non se sono stanco devo fare altre cose, essendo che lei mette a posto la camera, è da un botto di tempo. Intanto apriamo la barra Cressonia. Tra l'altro, se volete scoprire qualcosa in più sulla Cressoni, vi invito ad andare e sul canale YouTube del UBR Team. Vi lascio il link qui sotto in descrizione. Che allora, martedì 9 marzo, per voi anni mesi fa, per me 2 giorni fa. E hanno avuto come ospite nel podcast il figlio maggiore di Cressoni, quindi lui che è un po' da emittente per quanto riguarda il team SMI, e hanno avuto l'ospite, hai ragione anche tu, non gli spiego la trebbia, non la mia, no, ma niente. E quindi hanno avuto l'ospite e hanno parlato delle Cressoni, della storia, di come producono. Molto interessante, vi consiglio di andarlo a guardare. E soprattutto, dimmi che trebbi. Un po' sproporzionata, eh? Ok, la prossima missione cambia le trebbie. No, scherzo. Sarebbe meglio cambiare trebbie, devo essere sincero. Devo valutare. Allora, allontaniamoci così laghiamo meno per via delle particelle. E quindi sì, vi invito ad andare a vedere il loro video, che così è un video, una live di un'ora che è stata ricaricata su YouTube, che loro vanno in live tutti i giorni su Twitch, e vabbè comunque lì dal loro video ci sono tutti i link, piccolo momento spam. E no, lo faccio perché comunque mi trovo molto bene con loro, anche quando gioco online sul loro server, sono molto bene, mi sono proprio cucito, non mi dico gli amici addosso, però comunque è bello perché è una community un po' cupa farming e non sempre trovi persone molto 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 disponibili alla mano e quelle cose del genere qua. E fatalità, adesso mi è arrivata la notifica di un video combinato. E quindi vi consiglio di andare a vedere se avete intenzione. Comunque vi ricordo che in descrizione c'è mi ricordo che in descrizione c'è il link, però comunque nella loro descrizione c'è anche il link del loro Discord, e che se volete giocare anche voi con noi a lunedì sera sul server, potete tranquillamente venire, ovviamente nel rispetto delle regole anti-Covid, quindi belli distanziati, uno sulla propria sedia e eccetera, uno con la propria bottiglietta d'acqua. Niente, cos'altro da dire? Boh, non avrei niente da dire se non sì, per il fattore screen, ma quello lì, vabbè, dai, allora chiudiamo una parentesi. Ovvero che io
Adesso come adesso, molto spesso le screen non ho mai tempo per pubblicare, sempre alla stessa ora, che mi vorrei, ho sempre detto dai, facciamo un orario fisso per le screen, facciamo un orario fisso, peccato che il problema, come il fatto che questi video non usciranno più in live premiere, è perché voglio metterlo alle 12 così uno se lo può guardare anche prima di pranzo. Comunque, vabbè, 20 minuti nel mentre che aspetta che la pasta sia pronta, si guarda il video, comunque mezzogiorno in orario decente, perché ho visto che alla gente piace comunque guardarlo, sì, molte persone se lo guardano anche la sera, però io comunque come Nico che pubblica il video all'una, che sarebbe l'orario più scomodo per tutti, anche per me, però poco importa. E purtroppo per il live premiere molto spesso sabato e domenica è un po' un problema, perché al sabato è un po' un problema perché magari il sabato mattina sono impegnato giù in garage, faccio qualcosa che fino alla mezza, 12 e mezza, l'una sono ancora giù in garage a fare le cose. E quindi purtroppo è un po', diventa un po' difficile dover stare in chat, dover, difatti quindi ho optato, quindi non so se negli altri prossimi video ci saranno, si sentirà me che dico in live premiere, in realtà non sarà mai in live premiere. E al massimo, se decido di portare qualcosa di nuovo, se decido di portare qualcosa di più di contenuti, ma non credo, non vorrei sforare troppo dai contenuti, perché comunque avete visto che è uscito un nuovo video di Farming 17, una nuova serie, vi invito ad andarlo a vedere e tante cose belle. È uscito un nuovo video sulla serie Colonia 1990, che tra l'altro vi è piaciuto in molte persone, grazie tante, e soprattutto è devo gestirla meglio, quindi al mercoledì avete visto che esce la serie sulla Colonia, al lunedì, quindi andiamo avanzati di giorni, al lunedì esce Farming 17, e spero di portarlo settimanalmente, speriamo, cioè voglio comunque riuscire a portarlo settimanalmente, almeno così posso farmi riempire un po' di più il canale, come la pagina che sta diventando molto molto più attiva adesso, come adesso a 840 follower è molto, bisogna essere molto attivi, perché comunque uno ti scrive, ti fa una domanda, ti chiede quello, poi vengono su Discord, comunque la pagina la gestisco solamente io e un po' mi riesco a gestire meglio. Invece serve Discord, che siamo in due, perché c'è il tuo moderatore, anche se è un server piccolo, comunque è un attimo che entra qui qualcuno che, come è già successo, che causa solamente magari problemi e ti tocca dover chiamare il moderatore e ci guarda questo qua, buttalo fuori, fai qualcosa, digli qualcosa, scherzo. Comunque siamo a 13 minuti di 13 minuti di video, anche di più, perché i minuti di prima. Allora, io proporrei di fare una cosa molto 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 saggia furba, quindi adesso facciamo un bellissimo time lapse e ci becchiamo dopo magari per i saluti, magari arrivo al primo scarico come avevo fatto nel primo video di serbiatura, ci becchiamo durante lo scarico.
microfono spento, male, male, male. Bisogna stare attenti perché stavo ascoltando la musica. Allora, parte in timer, comunque adesso iniziamo ad avviarci verso la nostra tribunina, magari se ci avviamo invece di stare qua a prendere come un pezzetto, sarà anche bella figura, no? Che ne dite, che ne dite, eh? Allora, no, comunque adesso mi sorge un dubbio perché io comunque ho fatto un video di, non mi ricordo se ho registrato prima il video timelapse prestatura, non mi ricordo comunque, ma lo sta che prossimamente faremo anche erba, che così movimentiamo il mio gas nuovo, nuovo. Allora, ci avviamo verso la bassa e scarichiamo, poi come di consueto ci salutiamo e continueremo nella prossima puntata che uscirà sabato prossimo, mi ricordo, sembra alle 12, qua su questa rete, questo canale YouTube. E mi ricordo di seguirmi su Instagram perché comunque avrete anche gli announcement e gli spoiler della copertina del video che di su Instagram, quindi vi invito ad andare a seguirmi anche su Instagram e invito anche a me di non portarmi a casa al guardrail questo Walter ci sta veramente bene con questo Zaccaria, peccato che è molto piccolo, devo vedere se sovrasponde ci stanno. Mettiamo le sovrasponde così un po' più di litraggio non fa male, un po' più di volume non fa male perché non si misura i litri, il volume in questo caso si misura in metri cubi o comunque una portata di quintali. Bene. Dai, ha portato anche aspetti positivi il fatto di togliere alcune mode perché lagga di meno e scoprirò poi adesso prima ho scoperto che togliendo la registrazione laggiù non lagga ma neanche a pagarlo. Quindi, bene. Meglio a sé. Allora, devo valutare se tenere nel prossimo episodio la parte in timelapse. Perché non so quanto tempo renderla veloce, non so se faccio, non so, tipo 16 minuti, magari la accorcio ed è poco, è sempre meglio che sia più corto il video, che lungo, che almeno mi faccio un favore io, che mi tolgo qualche problema di sotto, nel senso di caricamento video, perché veramente oh, madonna, ci metto dire di Dio, ho dovuto reinstallare la promos per togliergli le collision, diciamo i danni, che le collision, togliere l'opzione danni, ho dovuto reinstallare, sono 7 file, di cui 5 da 200, di cui 6 da 250 mega e uno da 220 e poi c'è un piccolo file da 70 kb, ma quello lì non è niente. I file, in quei 7 file ci ho messo 2 ore, cioè un lavoro, e non è che ero in camera mia, che perché mi segue sul primo canale mi invito ad a seguirmi anche da lì e non è che per chi comunque ha visto quei video lì, se li ha guardati, sa che praticamente la mia camera è molto molto lontana dal router. E quindi ho praticamente boh, all'incirca 7-8 metri di distanza. Non vorrei parlare cagate. Comunque, fatto sta che veramente la roba più assurda è che mi sono messo in sala, quindi a 2 metri di distanza dal router. Non si fanno queste cose, ma va bene, noi lo facciamo, noi postiamo.
praticamente, sono arrivato alla sera che per fortuna sono riuscito a fare in tempo a scaricare tutto il mod. Se no, ho dovuto scaricare le mod, il pacchetto mod del QBR per le nuove mod che avevano inserito per il server, perché essendo che hanno aggiornato la mappa di Stukas e volendo un nuovo salvataggio si è rivisto un attimo le mod da usare, però se vado proprio avanti ho anche spazio per far manovra, ok. Tengo la visuale così che almeno posso dopo zoomare nel tutto. Nonna quanto lag! Ok! Forse perché si deve salvare. Allora. Andiamo di qua. Voilà. Ok, bene, bene, bene. Vabbè, non ne faccio troppe gli screen perché già. Abbastanza poi con l'MP e così. Bellissimo questo. Diciamo che il parasprutti sulla paglia non è molto intelligente come cosa. Fa da ranghinatore il parasprutti. Bene, bene. E quindi, attenzione, ho già finito. Attenzione, ho già finito. Bella! Ci sta, tanta roba. Bravo, 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 bravo. Bravo, mi piace, mi piace, mi piace. Come avete visto, ho messo l'operaio, che ho potuto fare un po' di riprese un po' più carinucce. Come dice, boom. Come dice lo sceriffo, un po' più patatose. Venite in live, come mi ricordo sempre, così potete capire, trovare anche nuove idee su farming. Continuiamo a screenshottare. Se vedete che si blocca perché faccio la screen, ovviamente. Dovrei mettere a posto la targa. Dovrei mettere a posto la targa, ma non mi va. Vabbè. Bene, ragazzuoli, io vi ringrazio tantissimo per la visione di questo video. Anche questa parte qui è stata molto 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 lunga. Spero che non mi sono dileguato troppo. In tal caso vi ricordo di lasciare mi piace, iscriversi attivando la campanella. Vi ricordo che ci vediamo lunedì con un nuovo video di Farming 17. Mercoledì ci vediamo sulla colonia 1990, sempre sul 19. Sabato con l'episodio qua con la serie sulla Felbrun. Vi ringrazio tantissimo per la visione, buon pranzo a tutti se lo state guardando durante l'ora di uscita, altrimenti buona serata, buona continuazione da Mitico Agri Server. Ciao, alla prossima!